Ciao raga, nuovo video Surfa Talks. Oggi vi parlo nuovamente di Tekashi 69. Gli avevo dedicato un Surfa Talks a novembre quando era stato arrestato, ed oggi però le cose sono un po' cambiate, evolute, quindi vi devo raccontare che cosa è successo. Piccola sintesi dello scorso clip: praticamente il rapper era stato arrestato per aver violato la libertà condizionale e da lì in poi accusato di diversi reati gravi. Infatti la polizia stava indagando su di lui e sulla sua crew 93 Bloods da oltre 5 anni ed era stato accusato di crimini come racket, cospirazione, possesso illegale di arma da fuoco, rapina a mano armata, spaccio ed addirittura di essere il mandante del tentato omicidio a Chief Keef a New York, avendo pagato 30.000 dollari a Kuda B, membro della sua crew. Fatto sta che lui fino all'arresto si era sempre dichiarato non colpevole. Addirittura il suo avvocato aveva detto che la sua immagine da gangster era dovuta soltanto alla sua parte artistica e non alla sua vita reale, ma ora le cose sono cambiate. Infatti, a quanto pare, secondo TMZ, il rapper si è dichiarato colpevole di 9 crimini, di 9 reati. Per limitare la sua condanna, sta collaborando con i federali. Infatti, lui, che ha 22 anni, rischia 47 anni di carcere e uscirà quando ne avrà 69, quindi un 69 che ritorna sempre come numero. Per questo motivo, tre membri della sua crew, tra cui appunto Kuda B, sono stati arrestati e lui, per paura che si possano vendicare, sta pagando di tasca sua migliaia e migliaia di dollari la protezione 24 ore su 24 per sua madre e per la moglie, cioè per la ragazza con cui ha avuto la figlia di 3 anni. Quindi l'avvocato ha anche detto che non è normale che lui, che dovrebbe essere un protetto, siccome ha delle disponibilità economiche, sta versando di tasca sua queste cifre di protezione, di security, ma lo Stato non ne vuole sapere. Fatto sta che la situazione è questa, molto delicata, potrebbero esserci diverse ripercussioni, fino al processo che è fissato a data 24 gennaio 2020. Raga, che dire, la situazione è veramente al limite. È assurdo come un artista così, che stava pubblicando il suo disco Dummy Boy con featuring come Kanye, Nicki Minaj, eccetera, ora si trovi in galera e addirittura potrebbe uscire tra un sacco di anni. Sicuramente confessando la sua pena diminuirà, però poi la sua credibilità e anche la sua vita potrebbe essere messa in grave pericolo. Vediamo come si evolverà la faccenda. Io sinceramente non mi aspettavo tutto ciò. Comunque, fammi sapere di che cosa ne pensi, ti lascio qua sotto il link del post con la news per ulteriori dettagli. A domani, Surfa Talks. Yeah!